Konnichiwa, ben arrivati in questo nuovo video. Questo di oggi sarà un video che aprirà una nuova rubrica. Sì, perché quello di oggi sarà un video su un'applicazione che ho trovato su Android. Ebbene, finalmente ho cambiato cellulare, dato che prima avevo Microsoft, non potevo mai fare video del genere perché sullo store Microsoft le applicazioni praticamente sono quasi inesistenti. Ma ora che ho un Android posso finalmente scaricare tantissime applicazioni, soprattutto giochi, e infatti come potete vedere la mia cartella giochi è strapiena. Il gioco di cui vi parlerò oggi è Happy Hop, come potete vedere qui sullo schermo. Iniziamo ad aprirlo. È carinissimo, è troppo bellino, è un personaggio davvero dolcissimo e sarebbe una specie di balena che si veste, diciamo che fa il cosplay di tantissimi altri animali. Come potete vedere, eccolo qui! Questo è, diciamo, unicorno, se proprio vogliamo dargli un nome. E il gioco consiste nel far saltare appunto questa dolcissima balena su questi gradini, diciamo color verde, che sono quelli che non cadono, mentre invece gli altri, quelli che vedete di colore blu, sono quelli che cadranno e che ci faranno cadere. Ora, prima di tutto, voglio cambiare personaggio. Allora, come potete vedere, abbiamo tantissimi personaggi, molti sono da sbloccare, molti altri sono a pagamento. Questa è dolcissima. Si chiama Mimo il personaggio e come potete vedere si traveste in tantissimi modi. Mimo alpaca, mi sa che sceglierò proprio questo. C'è il pipistrello, c'è anche una cosa fighissima, ragazzi, ve lo devo far vedere assolutamente, ed è il Mimo Pikachu travestito da Totoro e il Mimo Totoro travestito da Pikachu. È una cosa pazzesca e bellissima, purtroppo questi sono a pagamento, a meno che mi usciranno più in là in qualche uovo. Ora prendo Alpaca e vi faccio vedere come funziona. Allora, si comincia. I cuoricini vi danno più tempo, perché altrimenti non riuscireste mai ad arrivare molto sopra. Le stelline invece vi serviranno, perché in questo modo potrete acquistare, diciamo, con le stelline dei nuovi Mimo. Cioè, più che acquistare, potete prendere un uovo a sorpresa, perché uscirà a sorpresa il Mimo. Sono caduta. Ok, allora, come potete vedere qui sullo schermo c'è scritto Free Pinata, se così si pronuncia. Comunque, ed è una cosa sfiziosissima, vi faccio vedere, ed è appunto una pinata che voi dovete colpire e vi darà delle stelline. Io me ne sono uscite 65 da collezionare, purtroppo arrivo soltanto a 90 e quindi per ora ancora non posso prendere nessun uovo. Poi ci sono anche delle sfide giornaliere, ovvero in questo caso mi è uscita di fare 250 hoops, cioè 250 salti, diciamo saltelli, su questi gradini. Ok, facciamo un'altra partita. Come vi ho detto, ci sono quelli grigi, come in questo caso, però l'ambientazione cambia a seconda del personaggio che scegliete. Poi ci sono questi con le spine, che ovviamente non dovete prendere assolutamente, perché altrimenti morirete. I cuoricini vi servono per la vita. E poi ci sono quelli crepati, e anche quelli dovete cercare di evitare, ma potete andarci, ma starci per poco tempo, perché altrimenti fate la mia fine. Poi c'è anche un altro tipo, ovvero questo qui viola, ed è, vedete, dovete prenderlo nel momento giusto, perché altrimenti cadrete. Quindi sono un sacco di accorgimenti a cui dover fare attenzione, perché altrimenti veramente non si arriva molto lontano. Mettono anche il cuore sulle spine proprio per cercare di fregarvi. Comunque, questo video
Diciamo che l'avevo già fatto, purtroppo però non mi era uscito molto bene, non si era registrato bene e avevo fatto anche il record e quindi niente. Ma vabbè, ora sono arrivata a 100 e passa in questo turno che state. Oh! Ora vi faccio vedere un'altra cosa molto simpatica. Cambiamo di nuovo Mimo. E c'è l'opportunità di usare Mimo Random che sceglie lui un Mimo a caso, in questo caso mi ha messo l'orso polare, ma la cosa più divertente sono alcuni Mimo che sono disponibili perché mi sono uscite dalle uova e sono, se non sbaglio, questo pipistrello. Aspettate che provo. No, non era questo, perché ce ne sono alcuni davvero spaventosi. Aspettate che muoio. Riproviamo. Ce n'è un altro molto simile a... probabilmente è questo, Drogon. Allora, c'è questo qui. Ecco, vedete? In questo caso, ecco, sono anche morta. Allora, finisco di dirvi questo. Escono le palle infuocate, quindi dovete stare attenti anche a quelle. Ora invece ho finito i 250 saltelli e quindi posso avere un'altra pinata. 75, ottimo! Sono arrivata a 100 stelline, quindi ora possiamo scegliere un bellissimo ovetto. Allora, scelgo il rosa. Vediamo. Oddio, mi è uscito uno nuovo! Ultimamente me ne uscivano molti che già avevo perché appunto ci sto giocando già da un po'. E invece questa volta me ne è uscito uno nuovo ed è Hare, anche se non so cosa sarebbe, però cioè dalla forma è un coniglio, ovvio. Ok, ora invece vi faccio vedere un altro Mimo. Quindi questo è dalle palle infuocate. Poi ce n'è un altro, però non so se è questo. No, questo è molto simile all'altro. C'era uno davvero da far girare la testa. E infatti non ci gioco mai. Forse è questo, sì, vampiro. Ecco perché è vampiro, appunto. E come potete vedere, è tutto sotto sopra. Ed è quasi impossibile giocarci. Perché, dai, ci si confonde, no? Oddio. Ecco, ecco. Questo gioco che all'inizio ho scaricato pensando fosse giapponese, in realtà è, se non sbaglio, spagnolo, ma mi piace tantissimo, poi è così dolce e mi ha convinto ancora di più il fatto che quando salta caccia arcobaleni ed è una cosa dolcissima. Allora, prendiamo il coniglio. Oh, piove con il coniglio. Ok, allora proviamo a fare un'ultima partitina. Anche lui caccia gli arcobaleni. E comunque, durante il video della volta scorsa ero appunto arrivata a 200 e passa ed avevo messo il record. Dopo quella partita non riuscivo più a mettere un record come si deve. Riuscivo ad arrivare tipo a 100, 100 qualcosa. E ecco per l'appunto. No, niente. Ora invece, l'altro giorno ho fatto una partita e sono riuscita ad arrivare, come potete leggere sullo schermo, a 382. E ovviamente io quello non lo batterò mai più. Ok, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, che vi abbia convinto a scaricare questa magnifica applicazione. È vero, non ha nessun chissà che obiettivo, ma il personaggio è così dolce che non riesco a resistere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Matene! Ops.